Buon pomeriggio e bentrovati alla prima edizione del TG6. In apertura alla cronaca e torniamo a parlare degli arresti di ieri all'Aquila perché emergono nuovi particolari nell'inchiesta della Procura aquilana sulla presunta corruzione per la ricostruzione del complesso salesiano del Don Bosco, oltre all'ex vice sindaco Righe e all'imprenditore Mancini. Nel mirino della magistratura finiscono anche l'ex responsabile dell'ufficio speciale Aielli e il dirigente comunale Fabrizi. Il servizio è di Giorgio Alessandri. Nomi che fanno rumore, un contesto che ora dopo ora si va chiarendo sempre di più, stando alle carte della magistratura, e sullo sfondo una città, ancora una volta al centro dei media, per vicende legate a corruzione, appalti pilotati, è un fiume di soldi pubblici utilizzato per agevolare amici e amici degli amici. Si arricchisce di nuovi particolari l'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari l'ex vice sindaco dell'Aquila ed ex assessore all'urbanistica Roberto Righe e l'imprenditore Massimo Mancini, numero 2 dell'Aquila Calcio. Nell'ambito dello stesso procedimento risultano indagati anche il dirigente comunale Vittorio Fabrizi e l'ex capo dell'ufficio speciale per la ricostruzione Paolo Aielli, attuale amministratore delegato dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Altri due imprenditori sono interdetti dall'attività di esercitare imprese e ruoli direttivi in attività con personalità giuridica. Si tratta di Simone Lorenzini e Sandro Martini. Tutto ruota alla ricostruzione dell'intero complesso salesiano, che stando alle procedure si sarebbe dovuto finanziare con un importo massimo di 80.000 euro e che invece, stando alle ipotesi investigative, grazie all'intervento di Righe, avrebbe beneficiato di un contributo da 28 milioni e mezzo di euro per lavori che poi ha eseguito la ditta Mancini. L'ipotesi accusatoria nei loro confronti di corruzione, che per magistrati e guardia di finanza si sarebbe materializzata con soldi che Righe avrebbe utilizzato per comprare auto ed appartamenti, poi affittati ad un canone fuori mercato proprio a Mancini. Ipotesi di corruzione anche per gli imprenditori Lorenzini e Martini, mentre Aielli e Fabrizi sono finiti nel mirino della magistratura per concorso in abuso d'ufficio, in quanto avrebbero dovuto rilevare l'irregolarità della pratica e fermarla prima dell'erogazione del maxi contributo. Il sindaco Cialente si è detto addolorato e nauseato per questa vicenda, mentre il deputato abruzzese Gianni Melilla è tornato ad invocare la creazione di una commissione d'inchiesta sulla ricostruzione post-terremoto. Ancora cronaca, ieri sera i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Giulianova hanno arrestato per concorso in rapina a mano armata due romeni di 39 e 33 anni senza fissa dimora. Entrambi verso le 21 nei pressi della stazione ferroviaria hanno aggredito un ventenne che transitava a piedi e sotto la minaccia di un coltello si sono fatti consegnare il denaro che aveva con sé, circa 60 euro, per poi fuggire attraverso il sottopassaggio. I carabinieri hanno intercettato i due per le vie del centro, forse alla ricerca di ulteriori vittime. Condotti in caserma, sono stati perquisiti, avevano sia i 60 euro che sono stati restituiti alla vittima che il coltello utilizzato per la rapina. Ora ovviamente i due rapinatori sono in carcere. E sempre dal Teramano una notizia che riguarda un incidente stradale, un doppio grave incidente con il bilancio di 3 feriti lievi che è stato provocato questa mattina sulla Teramo Mare da un automobilista che ha imboccato contromano la carreggiata della strada a scorrimento veloce. È successo tutto poco prima delle 10.30 nel tratto compreso fra gli svincoli di Sant'Atto e Bellante. La Ford Fiesta condotta da un 74enne teramano ha percorso circa una decina di chilometri sulla carreggiata in direzione Teramo, schivata da decine e decine di automobilisti che hanno incrociato la macchina sulla corsia di sorpasso. La vettura si è scontrata contro altre due autovetture, una Peugeot e una Volkswagen, condotte rispettivamente da una donna di 36 anni e da un imprenditore di 42 che ovviamente non sono riusciti ad evitare lo schianto. E adesso possiamo andare a Sulmona perché la polizia ha posto agli arresti domiciliari i responsabili dei gravi episodi di violenza avvenuti la notte fra il 20 settembre scorso lungo Corso Video, a seguito dei quali rimasero ferite 8 persone, di cui 2 con prognosi superiore ai 40 giorni. Vediamo.
Sono tre gli avvisi di misura cautelare operati stamattina dalla polizia giudiziaria del commissariato di Sulmona, coordinati dal dirigente Francesca Lachioma. L'evento risale al 20 settembre, l'aggressione a un giovane 24enne di Sulmona. Ai domiciliari da questa mattina tre ragazzi di etnia rom, si tratta di due maggiorenni e di un minorenne. Parliamo di Massimo Di Rocco, 21 anni, e di Luigino Spinelli, di 19. Il minore invece ha soli 15 anni e anche lui ai domiciliari. Abbiamo riscontrato insomma, nell'ultimo periodo diversi episodi insomma, che hanno visto protagonisti dei giovanissimi, sicuramente legati all'eccesso di consumo di sostanze alcoliche in particolare, ma anche di sostanze stupefacenti. In particolare appunto il 20 settembre c'è stato questo episodio, alle 4:30 di notte nel centro di Sulmona davanti al Palazzo dell'Annunziata. Sono state feriti 8 persone ed oggi abbiamo eseguito 3 misure di custodia cautelare, 3 misure cautelari di arresti domiciliari nei confronti di 3 soggetti di etnia rom di Sulmona che appunto hanno picchiato prima un ragazzo e poi successivamente hanno anche ferito queste altre 7 persone. In particolare 2 feriti hanno avuto prognosi piuttosto importanti, al momento uno di 45 e uno di 50 giorni, quindi insomma sono episodi di violenza sicuramente da non sottovalutare. In questo caso c'è stata anche una risposta importante da parte della magistratura, sia da parte insomma, della procura del Tribunale di Sulmona, ma anche della procura del Tribunale per i minori dell'Aquila, in quanto uno dei ragazzi coinvolti è un 15enne, per cui sicuramente la preoccupazione è elevata considerata l'età giovane, anche gli altri 2 hanno uno 19 e uno 21 anni. Un'altra notizia di cronaca che questa volta arriva dalla provincia di Chieti. Un capocantoniere è stato arrestato questa mattina a Casoli con le accuse di truffa aggravata, peculato e falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. L'uomo, un 53enne residente a Casoli, è stato indagato dalla procura di Lanciano con pedinamenti e riprese fotografiche e video che hanno evidenziato, almeno stando agli inquirenti, le condotte illecite che hanno indotto il GIP del Tribunale di Lanciano Massimo Canosa a disporre per lui la misura cautelare degli arresti domiciliari. Il capocantoniere della provincia di Chieti, nel periodo tra il dicembre 2014 e il settembre 2015, ha appunto attestato falsamente tramite prospetti riepilogativi mensili delle proprie presenze in servizio che si trovava nei luoghi nei quali era deputato a svolgere il servizio. In effetti, secondo gli inquirenti, non era così. Andiamo avanti, è stato sottoscritto ieri pomeriggio negli uffici della Procura di Teramo un protocollo d'intesa tra la Corte dei Conti e la Procura teramana. L'accordo rafforza la sinergia tra magistratura contabile ed ordinaria. Rendere sempre più efficiente lo scambio di informazioni tra la magistratura penale e quella contabile, puntando ad una maggiore repressione dei reati. E questo è l'obiettivo del protocollo sottoscritto ieri pomeriggio dalla Procura di Teramo e dalla Procura regionale della Corte dei Conti. A firmare il documento, che arriva dopo quelli già sottoscritti dalla Procura teramana con INPS e INAIL, il procuratore capo Antonio Guerriero e il procuratore regionale della Corte dei Conti in Abruzzo, Maurizio Stanco. La sinergia serve a creare un rapporto di collaborazione tra due uffici che sono preposti entrambi al controllo degli atti pubblici con finalità diverse, perché noi lo guardiamo sotto l'aspetto penale, loro della responsabilità amministrativa. Finalizzato a questo controllo di risorse pubbliche, noi sappiamo come talvolta queste risorse pubbliche non vengono spese bene. Un concreto riferimento è a tutte le indagini penali che in realtà possono confluire nell'ambito della responsabilità amministrativa, allora quando si verifica un danno erariale e vi è quindi la necessità di perseguire i responsabili e quindi con il risarcimento in favore degli enti che sono stati danneggiati. Ed ora cambiamo argomento, andiamo alla protesta degli allevatori che sono scesi in piazza a San Giovanni Teatino per contestare le norme dell'Unione Europea che a loro dire penalizzano il loro settore. Il servizio di Paolo Renzetti. Presidente Pasetti, quali i motivi della protesta di oggi a San Giovanni Teatino?
Ma prima di tutto per rispolverare l'importanza di un settore, quello zootecnico, che è vitale per alcune aree. Il settore zootecnico è una realtà economica sommersa che non si vede, non ce ne accorgiamo quotidianamente della sua importanza, però è un settore che rende ancora vivo e vitale una parte di questa regione, che è quella parte interna, che socialmente non possiamo abbandonare. Sono circa 15.000 le famiglie che dipendono da questo settore, perché se consideriamo 5.000 dipendenti nel settore, mediamente 3 persone per ogni famiglia, sono 15.000 persone. E negli ultimi 10 anni le unità impegnate si sono ridotte circa l'80%, abbiamo ancora circa 500 aziende in regione che cercano di sopravvivere, ecco, letteralmente sopravvivere, perché abbiamo una situazione paradossale, nel senso che il sistema comunitario negli ultimi anni ha fatto sì che il prodotto latte e i suoi derivati non fosse più un prodotto agricolo, ma bensì una merce industriale. Quello che chiediamo a gran voce è che venga definitivamente approvata la norma sulla etichettatura su tutti i prodotti del latte, per esempio sul latte HT non c'è la provenienza, quindi non sappiamo da dove proviene, però i dati ci dicono che su ogni 4 bottiglie di latte OHT vendute in Italia, soltanto una bottiglia è di provenienza italiana, il resto è di provenienza estera, quindi di dubbia provenienza, perché non sappiamo se è fatto con il latte fresco, se è fatto con le cagliate, se è fatto con la polvere del latte. Quali prospettive ci sono per un giovane che come te ha deciso di intraprendere questa professione? Ad oggi le prospettive sono zero, forse sotto zero, perché con i prezzi che ci impongono e i controlli, che è giusto che ci siano i controlli, però solo averli qui in Italia non è giusto, perché se l'Europa è unita, l'Europa dovrebbe avere tutti i controlli che ha l'Italia, perché noi siamo destinati a chiudere con questi prezzi, con i nostri costi e con le difficoltà che ci sono oggi. Ancora i temi del lavoro. La senatrice del Partito Democratico Stefania Pezzopane ha presentato 2 emendamenti in Commissione Bilancio per prorogare per ulteriori 3 anni i contratti dei 56 precari del Comune dell'Aquila scaduti a settembre, previsti provvedimenti anche per i precari degli altri comuni del cratere e degli uffici speciali per la ricostruzione. È forse l'ultima spiaggia per i 56 precari del Comune dell'Aquila, con contratto scaduto da tempo e senza possibilità di rinnovo, nonostante parte della politica locale e del sindacato siano convinti che si possa andare in deroga al Jobs Act. Nella prossima legge di stabilità la senatrice Dem Stefania Pezzopane ha predisposto 2 emendamenti che riguardano i precari degli uffici speciali del cratere e dei comuni. Per i precari dei comuni del cratere, i cui contratti scadono a fine anno, a differenza di quelli del Comune dell'Aquila già scaduti a fine settembre, si dispone la proroga o il rinnovo per gli anni 2016 e 2017, al fine di completare le attività finalizzate alla fase di ricostruzione e del tessuto urbano e sociale e occupazionale dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009. I contratti saranno prorogati o rinnovati alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, in deroga alle vigenti normative, in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. Alle proroghe e rinnovi dei suddetti contratti eseguiti in deroga alla legge, spiega la Pezzopane, non sono applicabili le sanzioni previste dalla normativa vigente, ivi compresa la sanzione della trasformazione del contratto a tempo indeterminato. Stesso trattamento anche per i precari dei 2 uffici speciali, ovvero quello dell'Aquila e quello del cratere. Gli emendamenti sono arrivati in Commissione Bilancio e hanno iniziato l'iter per l'approvazione, che arriverà ovviamente prima della discussione della legge di stabilità in Parlamento. Chissà cosa diranno gli idonei del concorsone, che da tempo chiedono lo scorrimento delle graduatorie, o il vice sindaco Trifuoggi, che in più occasioni si è detto contrario alle proroghe per motivazioni prettamente giuridiche e legislative. Il nodo verrà sciolto nei prossimi giorni. Ed ora parliamo della saga e dell'aeroporto d'Abruzzo. Per la società che gestisce lo scalo aeroportuale, dalla regione sono in arrivo 3 milioni di euro stanziati ieri nel corso della seduta del Consiglio regionale. Critiche al provvedimento sono arrivate dal Movimento 5 Stelle.
Un piano di interventi atto ad innovare la veste dell'aeroporto d'Abruzzo. La gestione della società aeroportuale annuncia una serie di lavori finalizzati alla messa in sicurezza, riqualificazione, completamento e ammodernamento che interessano l'area airside e landside. Nel quadro degli interventi di manutenzione straordinaria in programma nell'area airside si annovera la manutenzione della pavimentazione della pista di volo, della pista di rullaggio e dei raccordi, altresì la manutenzione della segnaletica della pista e delle vie di rullaggio e la riqualificazione del piazzale di sosta per un ammontare complessivo di 4.420.000 euro. Intanto il Consiglio regionale nella seduta di ieri ha approvato il progetto di legge per la valorizzazione dell'aeroporto d'Abruzzo che prevede lo stanziamento di un contributo straordinario di 3 milioni di euro a favore della Saga, la società che gestisce lo scalo pescarese, un contributo che non è stato accolto positivamente dai consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle. Vogliamo la salvaguardia dell'aeroporto d'Abruzzo, ma ci sono tutta una serie di criticità che abbiamo avanzate sulla Saga, la Saga che sono state anche avanzate dagli ispettori del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi noi abbiamo chiesto più trasparenza, più chiarezza, abbiamo messo in discussione un'evidenza pubblica. Riteniamo che il vettore non vada scelto a trattativa affidamento diretto, ma deve essere un'evidenza pubblica, e riteniamo che questi finanziamenti alla Saga, senza aver avuto delle risposte concrete ai nostri quesiti, non possono essere erogate. Quindi noi diciamo, prima venga fatta trasparenza, prima rispondere a tutti i quesiti che abbiamo posto anche nelle commissioni competenti e poi valutiamo cosa serve o cosa non serve. Il consigliere regionale di Forza Italia Lorenzo Sospiri ha presentato una riforma di legge per il contenimento delle acque lungo gli argini dei fiumi in caso di alluvioni. Vediamo. Abbiamo prodotto una legge che completa un intervento necessario che sono le vasche di espansione del fiume Pescara. I fatti di Genova sono nella memoria di tutti: quando un fiume arriva a carico della sua forza fa danni, feriti e in alcuni casi anche morti. Ora l'Abruzzo ha questa possibilità sull'asta del fiume Pescara di realizzare queste 5 importanti vasche che faranno esondare il fiume in maniera controllata, evitando che in caso di piena, Pescara l'ultima l'abbiamo avuta drammatica tra il 2 e il 3 dicembre del 2013, il fiume arrivi con una forza inaudita e appunto crei danni a persone e cose. Ora però gli errori del passato non vanno ripetuti, anche perché spendiamo tanti soldi che sono soldi dei cittadini e che devono portare un beneficio completo. Allora noi abbiamo proposto una semplicissima modifica ad una legge esistente che impedirà di cementificare le aste, le alvei fluviali e le sponde dei fiumi. Se questo lo faremo, vorrà dire che l'opera sarà effettivamente utile, che i danni del passato ingentissimi saranno contenuti e che avremo messo in sicurezza la vita e le cose di tanti cittadini della provincia di Pescara. Cambiamo argomento. Questa mattina la Regione Abruzzo ha stilato un primo bilancio della sua partecipazione ad Expo Milano 2015. Vediamo. D'Alessandro, la partecipazione dell'Abruzzo all'Expo si è rivelata una scelta vincente, questo dicono i numeri. Sì, lo dice il numero, dice un ultimo studio pubblicato sulla stampa nazionale, secondo il quale tra coloro che sono andati a Milano, cioè all'Expo e nella città, tra le regioni più gradite c'è la nostra regione, dietro di noi regione blasonatissima anche in termini di turismo, di tradizione turistica. Ciò significa che siamo riusciti a fare uno straordinario lavoro e che la scelta di essere contemporaneamente dentro l'Expo e nella città di Milano è stata la scelta che ha dato la fortuna a questa nostra presenza. Ora si tratta di sfruttare in chiave locale, in chiave turistica, i risultati raggiunti a Milano. Esatto, si tratta di non vanificare questo lavoro. Noi siamo riusciti a farci scoprire. Ora il lavoro deve continuare e deve continuare non solo affinché la regione partecipi negli eventi internazionali che pure si muovono nel mondo e che non è solo l'Expo. Penso al prossimo appuntamento del Giubileo, che è diverso, non ha natura commerciale, è legato prevalentemente alla fede, ma è anche una bella, grande, straordinaria occasione per l'Abruzzo, e poi insistere su questa promozione così come l'abbiamo pensata insieme all'università, insieme ai giovani che ci hanno lavorato. Cioè abbiamo raccontato un Abruzzo che finalmente ha vinto lo stereotipo.
Ed ora ci occupiamo di cultura. Lunetta Savino sarà la protagonista del prossimo spettacolo teatrale del TSA per la regia di Alessandro D'Alatri. Scopriamolo insieme nel servizio di Germana D'Orazio. Gran Guignola all'italiana, giovedì 12 novembre e venerdì 13 novembre al ridotto del Teatro Comunale sarà il prossimo spettacolo del cartellone del Teatro Stabile d'Abruzzo. Gran Guignola all'italiana di Vittorio Franceschi per la regia di Alessandro D'Alatri con Lunetta Savino e con Umberto Bortolami, Carmen Giardina, Sebastian Gimelli Morosini e Andrea Lupo, tutti a presentare lo spettacolo di fronte al folto pubblico al Palazzetto dei Nobili. Grossolanità, cinismo, squartamenti e lacrime da cronaca nera, Eros e bordello a infarcire un drammone popolare senza lieto fine. Nella Francia di fine Ottocento il Gran Guignol era tutto questo, un miscuglio non molto amalgamato di tinte fortissime, farsesche, macabre e cianfrusaglie, talmente paradossale da essere a volte involontariamente comico. L'ideale per raccontare l'Italia tendente allo zero di oggi, Alessandro D'Alatri riscopre questo attualissimo testo scritto da Vittorio Franceschi. Porta così sul palco un innocente colf depressa, un salumiere di successo, una guida turistica ignorante con una moglie fedifraga isterica, un postino sensibilmente gay. Corna, liti, strafalcioni, soldi come nelle migliori famiglie con un immancabile coup de théâtre finale. C'è anche un cane che abbaia spesso, però non entra mai in scena. E adesso parliamo di sport e iniziamo dal calcio di Serie B e dal Pescara. Oggi doppia seduta di allenamento per il Delfino, filtra un moderato ottimismo circa l'eventuale recupero di Ugo Campagnaro al centro della difesa in vista della trasferta di Como di domenica prossima. Non dovesse farcela, toccherà a Bruno giocare al fianco di Zuparic al centro della difesa. Nel Como da verificare le condizioni di Ambrosini e Cassetti, sicuramente assenti Brillante e Scuffetti impegnati con le nazionali. Intanto il tecnico del Pescara Massimo Oddo chiede ai suoi di migliorare e migliorarsi nelle prestazioni. Andrea Costantini. Dobbiamo migliorare. Se tu vuoi ambire a palcoscenici importanti, non puoi andare avanti solo con la qualità. Devi migliorare sotto altri punti di vista. Cioè, allora io vorrei che un mix tra, tra Bruno e Valotti. Allora mettiamo le capacità agonistiche, di temperamento, di esperienza che ha Bruno, coadiuvate dalla qualità di, non che Bruno non abbia, però sicuramente Bruno non ha le qualità di Valotti, ma altre qualità. La più grande qualità di un calciatore è assumersi le proprie responsabilità davanti al fatto di non giocare, perché il problema più grande è che un calciatore quando non gioca dà sempre la colpa a qualcuno. Allora, quando un calciatore saprà fare un salto di qualità sotto questo punto di vista, cioè io non gioco, è colpa mia, devo fare di più, vuol dire che io devo fare di più, e capirà cosa vuole un allenatore, cosa vogliono i compagni, cosa vuole la gente anche, e allora lì un calciatore potrà fare un salto di qualità. Finché pensa a livello egoistico di dare la colpa sempre agli altri, ci sarà poco margine per il miglioramento. E adesso scendiamo in Lega Pro e parliamo del Teramo. Oggi alle 19 i biancorossi sfidano la Lupa Castelli Romani per il turno secco di Coppa Italia di Lega Pro. Tra i biancorossi andranno in campo tante riserve e seconde linee. Tra i giocatori preservati ci sarà il difensore Stefano Scipioni, la cui attenzione è rivolta al derby contro l'Aquila. Il giocatore fa anche autocritica circa il suo attuale momento di forma. Ascoltiamolo. Penso sia solo una questione mentale per tutto quello che ho passato quest'estate. E sinceramente, perché a volte scendo in campo anche con presunzione, perché vedendo quello che abbiamo fatto l'anno scorso penso che tutto ci è dovuto e quindi non ci mettiamo la giusta concentrazione, la giusta cattiveria. E quindi in primis devo essere bravo a tornare umile me stesso, perché vedere giocare me così mi fa stare male a me e soprattutto alle persone a me care, perché ogni volta dopo la partita mi sento con moltissime persone e mi dispiace parlare tra
tra virgolette, non come facevo l'anno scorso. Però ci devo lavorare, anche se ho 28 anni, sotto questo aspetto devo crescere molto. È difficile perché noi avendo vinto un campionato l'anno scorso, quindi, e poi che è stato tolto come tutti sapete, abbiamo molta rabbia dentro e quindi noi sicuramente non giochiamo per salvarci. E personalmente, anche i miei compagni, non giochiamo per arrivare ai playoff. Noi vogliamo vincere il campionato, come anche lo dice il mister, tutti, perché ci vogliono riprendere qualcosa che ci hanno tolto e quindi forse il voler vincere a tutti i costi che a volte ci porta a fare, tra virgolette, a non essere al top, diciamo. Speriamo. Ho mai vinto contro l'Aquila. Speriamo di vincere. Sì, sarebbe ora perché i punti ci servono, la situazione in classifica. E niente, prepariamo bene questa partita come sempre, cercando di vincerla. Poi per me sarebbe anche personalmente molto importante vincerla perché, come ho già detto, non ho vinto mai contro l'Aquila, venendo da lì, essendo aquilano un po', quindi ci tengo molto. E sempre per quanto riguarda il Teramo, leggiamo dal sito che gli esami ecografici a cui si sono sottoposti i giocatori Altobello al quadricipite destro e Da Silva al flessore sinistro sono risultati negativi. Entrambi lavoreranno questo pomeriggio in piscina per recuperare la migliore condizione. E adesso scendiamo in Serie D a tenere banco a Chieti e la questione Stadio Angelini. Sulla querela tra comune e società per la gestione dello stadio è tornato oggi a parlare il sindaco di Chieti Umberto Di Primo, che si è detto ottimista su una soluzione positiva di questa vicenda. Intanto stamattina la squadra si è allenata all'alba su decisione punitiva della presidenza. Vediamo. Sindaco Di Primo, si può dire che continua questa querela per la gestione dello stadio tra l'amministrazione comunale e la Chieti Calcio? Qualche giorno fa sembrava che fosse tutto risolto, invece nelle ultime ore è sorto di nuovo qualche problema. No, non ci sono dei problemi che vanno affrontati, è evidente. Non stiamo parlando dell'affidamento di un cestino di lumache, stiamo parlando dell'affidamento di un impianto sportivo che ha un valore rilevante, che ha una rilevanza anche economica evidentemente, e quindi devono essere percorsi tutte quelle vie che portano alla definizione sotto il profilo giuridico di un contratto che consenta a noi comune di aver tutelato fino in fondo il patrimonio comunale, cioè lo stadio Angelini, e alla Chieti Calcio ovviamente di aver la possibilità di raggiungere gli obiettivi che si è data. Noi questo vogliamo fare, ci teniamo a che lo stadio possa essere gestito dalla Chieti Calcio, ma questo deve essere fatto rispettando delle regole che oggi noi abbiamo e che vogliamo assolutamente rispettare, quindi con la società, con il suo patron, con la dirigenza, con i tecnici della Chieti Calcio ci incontreremo domani mattina e con loro vedremo quali sono le vie migliori per raggiungere il risultato. Una cosa è certa, domenica prossima il derby Chieti-Giulianova si giocherà all'Angelini. Io penso proprio di sì, non vedo motivi per giocarlo altrove. Credo che il giusto passo l'abbia preso oggi il presidente richiamando la squadra al proprio dovere, e noi altri, cioè quelli che devono fare il proprio di dovere nel contorno, lo faremo sicuramente fino in fondo. Chiudiamo la pagina sportiva con una notizia di calcio a 5. Scatta questo pomeriggio l'Elite Round della UEFA Futsal Cup, la Champions League del calcio a 5. Il Pala Giovanni Paolo II di Pescara ospita uno dei 4 raggruppamenti dai quali usciranno fuori i nomi delle squadre qualificate alle Final Four del prossimo aprile. Solo il primo posto garantisce il passaggio all'ultimo atto del prestigioso torneo continentale, che solo una volta da quando è stato istituito è stato vinto da un'italiana, il Montesilvano di Fulvio Colini, nel 2011. Il tecnico laziale proverà a fare il bis ora alla guida del Pescara, che scenderà in campo questa sera alle 20 contro i macedoni dello Zelarex Skopje. In precedenza alle 17:30 si giocherà la partita tra i kazaki del Tulpar, squadra testa di serie, e i belgi dell'Alle Goik. Già domani si disputerà la seconda giornata con il Pescara che alle 20 sfiderà proprio i belgi. Venerdì riposo e sabato poi l'ultima giornata.
È tutto per questa prima edizione del TG6. Io vi ricordo il prossimo appuntamento con la nostra informazione alle ore 19 e tra pochissimo alle 14.45 il TG6 L'Aquila. Grazie ancora per essere stati con noi. Buona giornata.